Allora, torniamo con il mister, appunto, per parlare del Gate. Adesso si fa sul serio, perché adesso le chiacchiere le mettiamo da parte. Domenica si parte, Sì, beh, contano, arrivano le partite che contano, arrivano i punti, quindi si fa sul serio. E noi di chiacchiere abbiamo cercato di fare il meno possibile, però sicuramente non sarà la partita di domenica a cambiare la nostra abitudine, dobbiamo cercare di fare subito i fatti. il campionato parte domenica, poi può succedere di tutto da qui al termine della stagione, quindi chiaramente si parte, immagino, con una squadra, come abbiamo detto la settimana scorsa, rivisitata quasi completamente, quindi bisogna solo aspettare che la squadra abbia una marca, ma non è giusto. Sì, stiamo cominciando ad avere una forma e questa è la cosa più importante. Si sta facilitando anche il lavoro nostro di staff e dirigenziale, perché quando la squadra comincia ad avere una sua personalità è più facile anche fare determinate scelte. Quindi chiaramente cominciamo a vedere qualche piccolo frutto. Chiaro che il percorso è ancora lungo perché il periodo di allenamento è stato corto e noi abbiamo dovuto lavorare tanto per cercare di ridurre un po' di bug che avevamo, un po' di difficoltà, però credo che siamo in questo momento, cominciamo ad avere una forma, quindi penso che abbiamo fatto un buon lavoro, poi parlerà il campo. Sempre come sempre. Benissimo. Ti è divertito con la memoria in Franco Sì, Albano? e devo ringraziare, approfitto per ringraziare la Polisportiva perché è stato, innanzitutto ci tenevo per ricordare il mister, ma poi al di là di questo è stata una bella serata, è stato un bel revival, quindi mi sono divertito, sono stato bene tra persone che ti fanno stare bene. Parliamo del campionato. Domenica arriva il Nettuno qui, quindi partita, mi sembra, squadra, società con il DSDG Magliozzi che è di Gaeta, tra l'altro, quindi sappiamo benissimo che figura è una squadra a quanto pare giovane, ma comunque che vuole dare fastidio. Quindi che partita sarà? Ma credo che innanzitutto sarà una partita molto insidiosa dal punto di vista proprio della scoperta dell'avversario, perché è un avversario che si conosce poco, con tanti, tanti giovani, hanno fatto già il cambiamento in corso di tecnico, quindi non abbiamo grandissime informazioni. Quando arrivano squadre che ti concedono poche informazioni, bisogna stare sul chi va là, bisogna essere preparati un po' a tutto. Quindi credo che la loro freschezza, la loro gioventù potrà aiutarli, soprattutto in questo periodo del campionato, della stagione più che del campionato, in cui non tutti siamo al top dal punto di vista fisico. Quindi è una partita molto insidiosa, perché comunque è un avversario molto, tra virgolette, misterioso. Quindi non sappiamo, non abbiamo ancora tantissime informazioni e soprattutto avranno un entusiasmo, avranno un vigore, avranno voglia di fare bene, il nuovo allenatore avrà motivazioni da vendere, quindi partita da prendere veramente con le molle come prima partita di campionato. Situazione vostra della rosa, c'è qualche acciacco oppure diciamo tutti pronti a disposizione? Ma stiamo lavorando a parte con qualcuno per prevenire qualche possibile problematica, gli altri sono rientrati tutti, abbiamo avuto qualche giorno fermo di rito, ma era precauzionale. Abbiamo reinserito adesso in rosa anche Loria, che mi sembra che oggi sia andata abbastanza bene, quindi problematiche, grosse problematiche non abbiamo. Dovremmo presentarci con tutti gli effettivi, poi insomma vedremo un attimino quali saranno le scelte da fare. È chiaro che il periodo della stagione è un po' delicato perché si sta completando il discorso di preparazione, perché 4 settimane non bastano, ma al tempo stesso si comincia a giocare le partite, diciamo quelle vere, e contano i punti, quindi bisognerà fare una buona miscela Sì, è un di. po' irritato, ma bisogna recuperare durante la stagione. Un'ultima battuta, il campionato, no, no, la fase pre-campionata ha mostrato un po' di squadre che puntano alla vittoria, quindi sarà, immaginiamo, un campionato interessante. Beh, sembrerebbe di sì, insomma, abbiamo sentito parlare molto bene di 3 o 4 formazioni in particolare, però il precampionato secondo me conta fino a un certo punto. Certo, quelle big che già hanno chiarito un po' le proprie qualità già anche dal precampionato sicuramente saranno protagoniste durante l'anno. Poi c'è sempre da stare attenti pure a qualche sorpresa, perché magari si parla poco di alcune realtà. Io ho sentito parlare poco per esempio dell'Unipo Mezzia, che comunque è una rosa di primissimo ordine, e quindi credo che sarà una delle protagoniste. Ho sentito parlare molto del Terracina del Colleferro, un po' meno dell'Unipo Mezzia. Invece l'Unipo Mezzia ha un allenatore molto intelligente
e sicuramente preparato. E poi ha una bella rosa e quindi credo che sarà una delle protagoniste secondo me fino alla fine. Poi Mettiamoci anche il Gaete che se ne parla poco. ma Gaeta va bene così, non è quello il problema. Speriamo che parli il campo, così almeno possiamo recuperare con le chiacchiere dopo, ma l'importante è fare i fatti, poi di parlare. Noi diciamo che non è necessario per noi essere lì sulla cresta dell'onda, l'importante è stare in cima alla classifica se ci riusciamo. Però ci sono tante squadre, c'è la Nagni che è una signora squadra, anche quadrata, già partita l'anno scorso con questo tipo di rosa. Sarà un bel campionato interessante e anche molto divertente, credo. In bocca al lupo. Crepi, grazie.